Amiche ed amici di Rete 8 Sport, un cordiale buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani, un benvenuti al Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo. Tra pochi minuti inizierà il triangolare che alla fine assegnerà la Coppa Mancini. Tre le squadre quindi che si contenderanno questo importantissimo trofeo: Lovediana Sulmona, campione nel girone A, la Sant'Egidiese, campione nel girone B, e il Fossa Cesia che si è aggiudicato appunto la regular season nel girone C. Al microfono per raccontarvi queste tre gare ci sarà il nostro Enzo De Dominicis. Grazie Lorenzo, tutto pronto per l'inizio di questa prima gara. Attenzione a Di Giorgio, abbastanza spazio lato corto dell'area di rigore, Val, traversone, la palla subito in rete, il traversone di Di Giorgio e Sante che va in rete immediatamente, la formazione teramana che manda la palla nel sacco. Taglio in profondità, pallone che va sull'esterno della rete, l'ottimo tacco, ancora Safone si porta in area, vediamo Coletti, ancora Coletti che deve però abbandonare il tiro dalla distanza che però sibila vicino al palo sinistro. C'è il lavoro anche per Di Corcia per cercare, attenzione, il pallone che viene svirgolato, Petrucci salta un avversario, ottimo il pallone per Di Giorgio, attenzione a Di Giorgio, il pallone di ritorno di Petrucci in area, evita un avversario, poi l'allunga con la punta del piede, preso controtempo, poteva venire lì un'azione interessante, attenzione che recupera il numero 2 Mucci, il tiro sopra la traversa, stringe i termini la formazione sulmonese alla ricerca del gol del pari, pallone altissimo, il colpo di testa e il gol da parte della formazione sulmonese. Lorenzo Carosone, pari al 24esimo. Ancora Carosone che riesce a orchestrare, a gestire molto bene il pallone. Meco Monaco, pallone per lui, prova la rovesciata, bellissima davvero la risposta di Orsini ed applausi. Il calcio di punizione, il fischio da parte del direttore di gara, pallone in area, il colpo di testa da parte di Stacchiotti, anche egli barba al palo, attenzione all'intervento in tackle vincente da parte di Petronio, Petronio su Di Giorgio, il sinistro prova a farlo girare Di Giorgio. Intanto il tiro da parte di Pediconi, si è girato il sinistro. Buona la preparazione al tiro, un po' meno efficace il risultato. 15 secondi oltre il 46esimo, ecco il triplice fischio da parte dell'arbitro e si andrà ai calci di rigore. Del Gizzi contro Orsini. Il fischio dell'arbitro. Brevissima rincorsa, la parata. Rincorsa, il pallone in rete. Pelino. Ancora una parata da parte di Super Orsini. La ricorsa, Petronio, palla in rete, spiazzato. Ma Sciala con il destro. Sciala. Orsini, ma il tiro. Mette dentro il primo dei rigori per il Sulmona. Petrucci contro Fanti, lo guarda, poi va al tiro, il destro, la palla in rete, non sbaglia nemmeno Petrucci. Il tiro, la palla nel sacco, questa volta Carosone non ha sbagliato. Stacchiotti prende una rincorsa abbastanza lunga dal limite dell'area. Passettini, pallone che va direttamente tra le mani di Fanti, sui piedi di Coletti, ancora le speranze del Sulmona. Coletti, la parata Orsini. Di Orsini, Super Orsini. Super questi Orsini. Due punti si chiamano Di Giorgio Orsini. Sì, ma guarda, nel computo finale direi Orsini, perché lo voglio ricordare, l'acrobazia di Carosone durante il match e la parata di Orsini, ecco, quella parata secondo me ha fatto la differenza, perché subito dopo il gol del pari l'estremo difensore della Sant si è opposto all'acrobazia del 10 dell'Ovidiana ed ora ha stoppato tre calci di rigore da parte dell'Ovidiana. 3-2 calci di rigore, o se preferite 4-3 nel computo finale, primi due punti in classifica per la formazione della Sant.